Buonasera a tutti, siamo in chiusura di questa bellissima 24esima Bergen Fest. L'anno prossimo siete già tutti invitati perché festeggiamo un quarto di secolo. E quindi mi vorrei però, vorrei un applauso per Gian, il fotografo che si è sentito male prima. Speriamo che non sia nulla di grave e che si riprenda il prima possibile. Lo farà anche dopo Fausto Carrara, che è un po' l'organizzatore di tutta questa festa. Un ringraziamento a tutti quei signori che, intanto che noi siamo qua ad ascoltare i nostri politici, sono là che lavorano e che hanno bisogno di essere così applauditi perché lo meritano. Io comincerei con una cosa insolita per quando arriva il nostro segretario federale. Chiamerei sul palco Guido Valotti, in rappresentanza un po' dei nostri amministratori, sia locali che provinciali. Vieni, e c'è un perché Valotti, un grande applauso. Vai Valotti. Buonasera a tutti, quale onore per il sottoscritto essere su questo palco la serata della chiusura della Bergen Fest e alla presenza del nostro segretario federale e di innumerevoli rappresentanti, posso chiamarli tra virgolette, alti del movimento, perché il sottoscritto, diceva giustamente l'amico Nunzio, che ringrazio per l'invito, Cine nel 1990 è stato il primo comune, io dico sempre scherzando, al mondo che è riuscito ad avere una giunta leghista. Non c'era. Questo applauso va al sindaco di quel tempo, Franco Bortolotti, carissimo amico, imprenditore capace, professionalmente una mente eccelsa, due mandati ha fatto, non c'era l'elezione diretta, per cui è stato il consiglio comunale che ha votato, anche i quattro assessori. Io ho preso il suo testimone, orgoglioso di fare questo, sono qui ancora a fare il vice sindaco e ho lasciato il testimone al dottor Cesare Maffei. Se in Bergamasco avevo detto che via Malfatto trovava il sindaco più bravo di me, e io l'ho trovato perché penso che sia la persona che merita la stima. Io posso dire che come amministrazione non abbiamo fatto cose eccelse, però con i soldi che abbiamo a disposizione, che abbiamo avuto a disposizione, abbiamo fatto i miracoli. Ricordatevi che a quel tempo in Valseriana c'erano parecchi comuni che erano gestiti da giunte leghiste. L'auspicio è che l'anno prossimo, con le nuove elezioni, ci siano persone giovani, nuovi proseliti, che portino avanti le idee vincenti del nostro movimento. Mi corre l'obbligo ringraziare tutti quei sindaci che a fine mandato e a scadenza di mandato elettorale si prodigano per il lavoro del movimento. Sono sempre in prima fila, la stessa cosa per i consiglieri provinciali. La provincia, sapete, è retta da una giunta PDL Lega. Abbiamo qui il presidente Ettore Pirovano, che penso sia la persona più idonea anche a ripercorrere questa esperienza per l'anno prossimo, visto che l'ha detto lui. Grazie a tutti, grazie a coloro che, militanti e sostenitori, hanno reso possibile questa festa meravigliosa. Stiamo già preparando i confetti per il 25esimo, speriamo di riuscirci. Grazie Nunzio, grazie Carrara, grazie Anelli, grazie a tutti, e se ho dimenticato qualcuno non me ne vogliano, è per una dimenticanza e per l'emozione di fronte a tanta gente. Grazie a voi. Allora, come avete potuto vedere, mi sono fatto prestare da un fotografo la macchina fotografica e ho fatto qualche foto. Questo perché rimanga impressa sulla pellicola e nella mente di tutti la gente che c'è qua stasera, in barba ad alcuni giornali che ogni tanto ci rompono le scatole e pensano che non ci sia la capacità da parte di un movimento di ritornare sul territorio. Bene, bando alle ciance. Io chiamerei sul palco, quest'anno non ho nessuna intenzione di fare il curriculum di ognuno di loro perché Vittorio Feltri, buonasera, venga qua. Sì, Maroni preferisce stare a destra, sì.
Allora, credo che abbia dato uno dei morsi più cari della storia contemporanea. Gli è costato 5.260 euro, ha dato un morso al carabiniere, ma lui lo voleva dare allo Stato Tiran. Bravo Maroni! Maroni! Non ce l'ho. Arriva, arriva. Allora. Posto, posto. Allora. Perché io faccio sempre un'introduzione, abbiate pazienza. Gli errori ci maturano. Gli amori ci insegnano. Le disgrazie ci rafforzano, le persone ci completano e le esperienze ci migliorano. Nel bene o nel male vale la pena di vivere tutto quello che questa vita terrena ci offre. Vale la pena anche sbagliare, vale la pena anche di soffrire, come vale la pena anche di innamorarsi, insomma. Veramente qua c'era scritto di fare l'amore, però di innamorarsi. Perché ogni mattina ci svegliamo più completi del giorno prima e comunque la sera avremo imparato qualcosa di nuovo. Oppure avremo anche sofferto qualcosa di nuovo. E questo è il fascino di essere umani. Sogniamo, crediamo, speriamo e ci innamoriamo. E questo non è farina del mio sacco. Aggiungo, però... Aggiungo la riflessione, questo è possibile se un individuo può decidere di pensare, di esprimersi e di agire. Essa è morale, giuridica, politica ed economica. Essa non consiste nell'avere un buon padrone, ma nel non avere padroni. L'assenza di essa ti dà il diritto a resistere, a schierarti per le tue convinzioni. È, cari amici, la libertà. A voi. Buonasera a tutti, cerchiamo di non perdere tempo, per cui io comincerei immediatamente questa intervista, che non è la prima, quindi siamo soddisfatti, da un dato positivo, se non altro per la Lega, non per tutti forse, ed è il seguente dato. Gli ultimi sondaggi, che risalgono a ieri, danno la Lega in crescita. In sostanza la Lega è passata dal 4% o poco più al 5%. Quindi questo è un segnale positivo che secondo me merita un commento del presidente Maroni, che è anche responsabile del partito. Vorrei chiedergli se si tratta di una cosa, diciamo così, che sfugge a qualsiasi analisi, o se è il frutto di una politica che francamente non convinceva tutti e oggi mi sembra che invece stia dando dei risultati. Buonasera a tutti e viva la Lega! Grazie per essere qua. È sempre una grande emozione per me ritrovarmi in questo posto magico. Ringrazio Vittorio Felter per la disponibilità. Un amico critico, come è giusto che sia, ci bacchetta quando ci deve bacchettare, va bene, però è
un giornalista onesto, perché sa riconoscere i meriti quando ci sono, e la Lega ne ha tanti, ne ha avuti tanti e ne avrà tanti in futuro. Ho pensato di organizzare questa serata, come abbiamo fatto in passato altre volte, con interlocutori, altri interlocutori erano disponibili a venire, ministri, parlamentari anche di altri partiti, ma ho detto di no, ho detto voglio farla da solo, perché la Lega è una cosa unica, non possiamo, non dobbiamo, non voglio più mescolarmi con altri, perché noi abbiamo il nostro grande progetto e voglio che cominciamo a guardarci dentro e a rialzare le nostre grandi bandiere dell'identità. Rispondo alla domanda. È un dato positivo, certamente. I sondaggi non ci premiano mai. Questo sondaggio a cui faceva riferimento il direttore, un sondaggio di SVG, una società seria, che però non è, ovviamente, non vuole fare e non fa favori alla Lega, quindi è un dato oggettivo, prudenziale, meglio così, noi siamo molto di più, secondo me, ma al di là di quello che siamo adesso, non è importante, vedete, nei sondaggi, a me i sondaggi proprio non mi interessano, io sento i sondaggi giorno per giorno incontrando la gente e gli umori dei cittadini, ma i sondaggi non vanno letti per il dato in sé, ma per la tendenza, no? Se sei in crescita o se sei in decrescita. E il fatto che dopo questi mesi, che sono stati mesi difficili, complicati, dalle elezioni in poi, non ci sia un segno meno, come per altri, per tanti altri partiti, l'UDC, l'ex partito UDC, che ormai è zero virgola, altri partiti, la Lega c'è un segno più. Io la vedo come un segnale di fiducia, il ritorno della fiducia dei cittadini nei confronti della Lega. Io la leggo così. 5% a livello italiano, nazionale, è un dato interessante, ma non mi basta. Io voglio arrivare al 50%, almeno in Padania. Almeno in Padania. E bisogna rimboccarsi le maniche, cari amici, poi ne parliamo. Ma il dato è interessante, perché al di là del fatto che i giornali scrivono sempre solo male di noi, qualunque cosa io faccia da governatore non gli interessa, no? Gli interessa la bega del leghista sconosciuto, consigliere comunale di un comune in una montagna del Veneto, che scrive su Facebook una cosa, boom, titoloni, perché quella è la Lega. Tutte le cose buone che facciamo non gli interessano i giornali, e noi diciamo, e noi diciamo che siamo abituati ad essere trattati così e che la cosa ci dà fastidio, ma fino a un certo punto. Noi dobbiamo essere impegnati a lavorare non per i giornali, non per le televisioni, ma per la nostra gente, per il nostro progetto. È questo che conta. E io penso che questo dato positivo di ritorno di fiducia nella Lega, nonostante, ripeto, tutto quello che abbiamo passato, i casini interni, le vicende che ci hanno colpito, le vicende che riguardano anche il federalismo, ne parlavamo prima con Feltri, tutte le cose negative, ecco, io penso che questo segnale vada interpretato in questo modo, un ritorno di fiducia. La gente dice, vabbè, voi avete governato tanti anni, non avete portato a casa i risultati che noi speravamo, eccetera, eccetera, ma voi, la Lega, siete oggi l'unica speranza per il Nord. Io la leggo così. Presidente, a proposito di Nord, di Lombardia, dimmi qual è la differenza tra la tua presidenza e quella di Formigoni. Beh, adesso non vorrei alimentare polemiche, lui è fatto apposta, no? È un giornalista che vuole alimentare. Io c'è una cosa che mi lega a Formigoni, che ci chiamiamo tutte e due Roberto. Al di là di questo fatto,
abbiamo visioni diverse. Io non rinnego, l'ho sempre detto e lo ribadisco, quello che ha fatto la giunta Formigoni, le giunte Formigoni, per un semplice e ovvio motivo, perché la Lega era in maggioranza ed era nella giunta. Nell'ultima giunta abbiamo avuto, anzi nelle ultime giunte, il vicepresidente che era della Lega. Perché rinnegare le cose fatte? Io ho un obiettivo, quello di migliorare il lavoro fatto, di fare molto meglio di quanto è stato fatto, e per fare questo ho un programma che ho presentato ai cittadini lombardi, e su questo programma ho ricevuto il consenso, ho vinto le elezioni e il mio impegno è di realizzare questo programma. È un programma lungo, fatto di tanti punti, ma che si riassume in due cose fondamentali. Il progetto politico, che è anche il progetto della Lega, della grande regione, macro regione del Nord, che è un altro modo per chiamarla, come scritto nello statuto della Lega Nord, Padania, no? È, diciamo, la declinazione istituzionale. E poi l'obiettivo vero, concreto, molto concreto, che io mi sono impegnato a realizzare entro la legislatura regionale, molto concreto, è quello di riuscire a trattenere qui almeno il 75% delle tasse che noi paghiamo. Almeno. Qualcuno ha fatto dell'ironia su questo, dicendo già adesso, già oggi, non è così. Oggi su 100 euro di tasse che pagano i cittadini lombardi, lo Stato ne restituisce qua 66 su 100 che paghiamo, tutto compreso, compreso quello che fa la Regione, quello che fanno i comuni, quello che fanno le province, compreso quello che fa lo Stato, i tribunali, gli insegnanti, tutto compreso, il pubblico, lo Stato oggi spende in Lombardia 66 euro. Dove vanno i 34 in più? Lo sappiamo dove vanno, a coprire i buchi delle regioni che sforano, dei comuni che sforano, e non sono quelli lombardi. Passare dal 66 al 75% non è una cosa ragionieristica o di poco conto. Pensate che ogni punto percentuale di tasse pagate dai lombardi vuol dire ogni punto quasi 2 miliardi di euro. Passare dal 66 al 75 vuol dire che noi avremmo 9 punti percentuali, 16 miliardi di euro all'anno in più in Regione Lombardia. No, quasi 2, non sono forte in matematica, ma quasi 2, 1 virgola. Diciamo 16 miliardi di euro. Caro Feltri, se lei pensa che oggi si fa un gran parlare di IMU, la fregatura del decreto, poi magari ne parliamo, che l'IMU è stata tolta sì, ma non sui capannoni. A Roma non sanno cosa sono i capannoni, non sanno cosa sono gli artigiani. Si fa un gran parlare di IMU. Lei pensi che tutta l'IRAP pagata dalle imprese lombarde, che è un peso per le imprese perché è un'imposta sul lavoro, tutta l'IRAP ha un gettito di 8 miliardi. Se io potessi tenere non il 100% come fanno in Sicilia, il 75%, potrei cancellare subito l'IRAP a tutte le imprese lombarde e avrei altri 8 miliardi. E questi 8 miliardi saprei come usarli. Cancello tutti i ticket della sanità, cancello il bollo auto, sono soldi nostri. Questo è l'obiettivo. Questi due obiettivi, uno che va oltre la Lombardia, la macro regione, e l'altro che è rivolto a Roma, il 75%, sono quello che differenzia il governo della Lombardia targato Roberto Maroni da quello targato Roberto Formigoni. A proposito di IMU, come sta Berlusconi? Ma voi sapete,
voi sapete che io ho una grande stima di Berlusconi per tanti motivi, non ultimo, anzi primo, che lui è il presidente del Milan e quindi... Però lo dico sempre con orgoglio che io ero milanista ben prima che Berlusconi diventasse presidente del Milan, ok? Perché i colori si scelgono da piccoli e quindi... Detto questo, come sta? L'ho sentito qualche giorno fa così, mi sembra piuttosto preoccupato per quello che gli sta succedendo e devo dire che domani lo chiamerò perché voglio chiedergli che cosa è successo ieri. Ho letto che ha firmato il referendum dei radicali. Li conosco questi referendum, ce ne sono alcuni condivisibili e la Lega ha già detto che li sosterrà, quello per esempio per la separazione delle carriere in magistratura è una vecchia battaglia nostra, va bene, ma mi ha sorpreso che Berlusconi abbia firmato i decreti, abbia firmato i referendum che aboliscono la legge Bossi-Fini. Il referendum che abolisce il reato di immigrazione clandestina. Sono leggi che abbiamo fatto noi quando lui era presidente del Consiglio. O gliel'hanno spiegato male, oppure io tendo a pensare che non ha letto bene quello che ha firmato. Non posso pensare che Berlusconi e il PDL sia contrario, voglia cancellare la Bossi-Fini o il reato di immigrazione clandestina, ma voglio chiederglielo. Perché se fosse così, non entro in casa da altri, però sarebbe chiaro, e da domani lo sarà, che gli unici, se fosse davvero così, che gli unici che si oppongono all'immigrazione clandestina sono quelli della Lega Nord. Ma a proposito di immigrazione clandestina, qualcosa è cambiato al Ministero dell'Interno da quando lei non c'è più? Come mai? Ma vede, fare... io ho avuto la fortuna, l'avventura nella vita di occuparmi, di ricoprire posizioni di responsabilità, quella che ricopro adesso è quella che mi piace di più tra tutte. Perché fare il ministro a Roma va bene, ma fare il governatore qui nella mia regione è tutta un'altra cosa, vi assicuro. Ma fare il governatore, fare il ministro, fare il direttore di giornale è una cosa seria e impegnativa. Se ti scappa qualche cosa ne rispondi tu. Non è che dicono, ah sì, il ministero ha fatto una cazzata, però non è colpa del ministro. Il ministro è sempre responsabile. E io sono abituato, quando faccio queste cose, a farle seriamente, a farle a tempo pieno. Io stavo al Ministero dell'Interno dalle 9 del mattino alle 9 di sera, se serviva anche il sabato e la domenica. E nei momenti di crisi devi essere lì, perché gli altri fanno, ma hanno bisogno di direttive. Nel contrasto all'immigrazione clandestina ci sono tante cose da fare, non serve... Non basta quando arrivano distribuirli nei vari centri di accoglienza, sono capaci di tutti a fare il vigile urbano, no? Così. Bisogna fermarli, prevenire. E quando io ero ministro dell'Interno, ho fatto per un certo periodo di tempo più il ministro degli esteri che il ministro dell'Interno. Giravo i paesi del Maghreb, incontravo i ministri dell'Interno e i capi di governo. Tunisia, Libia, Algeria, Egitto, per firmare accordi per bloccare le partenze. L'unico modo è questo, i cosiddetti famosi o famigerati respingimenti, no? Quelli per cui io sono stato ripetutamente denunciato da associazioni umanitarie con l'accusa di aver generato morti. È tutta una balla, è tutto il contrario. I respingimenti hanno salvato vite umane, perché se io impedisco ad un barcone di partire, questo qui se parte, molti di questi moriranno in mare, ma se non parte ho salvato vite umane. Altro che, non dico
Non dico che meriterei una medaglia dalle Nazioni Unite, non mi interessa, no? Mi basta questa medaglia di questo colore. Però gestire situazioni di crisi vuol dire essere lì presente. E la mia impressione è che chi sta al governo, chi ricopre alcune responsabilità, oggi sia distratto un po' da altre vicende, no? E non si occupa propriamente di questo. In più abbiamo una ministra in questo governo che dice cose da pazzi. Intendiamoci, io rispetto i miei avversari e chi sta al governo, questo governo è un avversario del Nord ed è un avversario della Lega. Io li rispetto. È sbagliato offendere sul piano personale, è una cazzata. Serve solo a dare importanza a persone che non hanno importanza, cioè che non dicono niente di sensato, tutto il contrario. E dare importanza a queste persone vuol dire fare danni. Io l'ho sperimentato da ministro dell'Interno. Mi accorgevo che partivano o non partivano dalle coste libiche, tunisine, i barconi spediti dalle organizzazioni criminali. Attenzione, quando arrivano i profughi, quando arrivano, non è che un gruppo di persone si trova sulle coste del Marocco, della Tunisia, dice vabbè, partiamo, dove andiamo? Boh, vengono dalla Siria, andiamo dove? A Lampedusa, tutti sanno, c'hanno il GPS, no? Affittiamo una barca, pronti via. Non funziona così, ovviamente. Ci sono delle organizzazioni criminali in collegamento con associazioni dell''ndrangheta e della mafia che organizzano questi viaggi, li fanno pagare, ma non c'hanno soldi alla partenza. Un povero Cristo che arriva lì senza soldi come fa a pagarsi il viaggio? Non hai soldi, non preoccuparti, ti porto io in Italia, una volta che sei lì lavorerai per me, fai lo spaccio, la prostituzione, così vengono pagati. E allora mi accorgevo che partivano, c'erano flussi o non c'erano, non a seconda che il mare era calmo o no, ma a seconda del dibattito sui giornali e in televisione in Italia. Quando prevaleva la linea buonista, ma sì, facciamoli venire poveretti, perché arrivavano a flotte. Quando prevaleva la linea maroniana, non dico cattivista, ma maroniana, e cioè i respingimenti sono sacrosanti e vanno fatti, non partivano più. Perché arrivano adesso? Perché questo governo parla la lingua sbagliata. Venite, non solo non vi ricacceremo indietro, ma chiuderemo i centri, i CIE, i centri che servono per identificarli e rispedirli a casa. Avrete subito il permesso di soggiorno per motivi umanitari. In più vi daremo la cittadinanza, il lavoro, vi assumeremo nel pubblico impiego, anche se sei un clandestino, ti assumo nel pubblico impiego. Questa è una roba che a me mi fa impazzire, veramente. Leggevo oggi, ne parlavo con il direttore Feltri prima, che nel decreto IMU, per tagliare i costi, hanno tagliato una norma che io avevo introdotto, e cioè la deroga alle assunzioni del pubblico impiego per poliziotti e carabinieri. Il pubblico impiego nessuno si può assumere, c'è il blocco del turnover, ma io ero riuscito a introdurre una norma che consentiva l'assunzione di poliziotti e carabinieri, perché l'anno prossimo andranno in pensione decine di migliaia di poliziotti e carabinieri assunti negli anni 70, e noi non possiamo sguarnire le nostre strade e le nostre città. Ebbene, hanno tagliato anche questa norma. Se c'è un governo che dice venite tutti e nessuno vi ricaccerà indietro, che elimina la possibilità di assumere poliziotti e carabinieri e che parla di cittadinanza,
non possiamo meravigliarci se poi arrivano, e arrivano a flotte e a frotte, i clandestini, perché di questo si tratta, immigrati clandestini, chiamiamoli col loro nome e cognome, immigrati clandestini. Presidente, il nostro governo è in perenne adorazione dell'Europa. Qualsiasi cosa faccia per giustificarsi dice: beh, questa cosa l'abbiamo fatta perché ce la chiede l'Europa. Ma l'Europa che cosa fa per l'immigrazione clandestina in Italia, che è abbandonata a se stessa e deve arrangiarsi per conto proprio senza il minimo aiuto dell'Unione Europea? Non fa niente, per due motivi. Primo, perché non vuole, considera l'Italia il paese di frontiera come è, ma dice: sono cavoli tuoi. L'ho sperimentato io personalmente quando abbiamo dovuto affrontare l'emergenza nel 2011, 40.000 arrivati in 2 mesi e mezzo. L'unica reazione che ha avuto l'Europa, i paesi europei, è stata quella di sospendere l'accordo di Schengen, la Francia, l'Austria, e dire: chiudiamo le frontiere e ve li tenete tutti voi. No? Se questo è l'aiuto dell'Europa, io dico: cara Europa, vai a quel paese, no? Se questo è l'aiuto dell'Europa. Secondo motivo, perché l'immigrazione, il controllo dell'immigrazione non è una materia di competenza esclusiva della Commissione Europea. La Commissione Europea ha una competenza sui rifugiati, ma non sul contrasto all'immigrazione clandestina. È per questo che l'Europa non è mai intervenuta. Noi dobbiamo cavarcela da soli. Fare riferimento all'Europa o chiedere l'aiuto dell'Europa è una cosa che non riuscirà ad avere alcun effetto. Questo governo a volte mi sembra fatto di ingenui, perché continuano a parlare di cose che sanno, o forse non sanno, che non succederanno mai. Pensare e chiedere aiuto all'Europa è come chiedere aiuto al Brasile, all'Argentina. Quelli dicono: sono affari tuoi, è un alibi, deve intervenire l'Europa, è un alibi che il governo si mette davanti per dire: io non faccio niente. E noi dobbiamo stanarli questi del governo, non solo la ministra, ma anche il mio amico ministro dell'interno Angelino Alfano deve rimboccarsi le maniche. Non basta dire: sono dei poveri cristi. Deve mettere le navi davanti alle coste dei paesi africani, come ho fatto io, e impedire che partano. Altrimenti, sapete, l'80% di quelli che arrivano a Lampedusa dove finiscono? In Lombardia. In Lombardia. La Lombardia, il Piemonte, il Veneto sono le regioni in cima alla classifica dell'accoglienza e dell'integrazione. È un altro ipocrisia da pregiudizio da sfatare. Noi siamo quelli che li integriamo di più e meglio. Sapete qual è la regione in fondo alla classifica dell'integrazione? A detta degli immigrati stessi, la Puglia. La Puglia e la Calabria, governata la Puglia da un presidente, stavo cercando, mi sfuggiva la parola, da un governatore che io conosco, che mi sta anche simpatico. Mi sta simpatico, punto. Che però, quando ci dà lezioni a noi di etica su questo tema, dicendo: la Lombardia in mano alla Lega è una regione razzista, mi fa girare un po' le palle, per usare un termine. Quindi l'Europa non risponde, il governo non fa quello che deve fare. Io, come governatore, ho le idee molto chiare. Siamo stati convocati a Roma 2 settimane fa, le regioni,
perché il governo ha detto: regioni, dovete darci una mano per accogliere quelli che arrivano, i poveri profughi. È andata giù la nostra assessora Simona Bordonali di Brescia, leghista DOC, è stata qua e ha detto chiaramente: primo, noi non prenderemo nessuno se non è in regola; secondo, i clandestini ve li tenete voi; terzo, viste le esperienze passate, vogliamo sapere esattamente chi sono, da dove vengono, che cosa hanno intenzione di fare, per quanto tempo stanno, e voi, governo di Roma, pagate il conto, non ancora i soliti somari lombardi. Queste sono le condizioni chiare che abbiamo messo e non credo che il governo riuscirà a fare granché, perché è un governo che non ha la forza di reagire come noi avevamo fatto. L'alleanza PDL-PD impedirà a questo governo di trattare il tema dell'immigrazione clandestina come deve essere trattato. È per questo che sono curioso di capire se Berlusconi è stato un errore o se davvero l'ha fatto intenzionalmente, credendoci, perché abolire il reato, firmare il referendum che abolisce il reato di immigrazione clandestina e la legge Bossi-Fini vuol dire fare di più di quello che vuole fare la sinistra, di più di Nichi Vendola, e vedere Berlusconi più a sinistra di Nichi Vendola mi fa un certo effetto, per cui voglio capire perché l'ha fatto, ma sapendo che se l'ha fatto aumenterà la nostra responsabilità di metterci di traverso, faremo le barricate sulla legge sull'immigrazione clandestina. Scusi Presidente, solo un'osservazione, ma aver firmato per il referendum non significa averli approvati, bisognerà andare alle urne e votare, solamente dopo sapremo come sono andate le cose. Berlusconi si è giustificato, giusto per rispondere a una notazione, dicendo è giusto che siano gli italiani a scegliere. Mi rendo conto che è una giustificazione, magari anche non richiesta, però qualche spiegazione la dà. Detto questo, io penso che il nostro pubblico sia desideroso di sapere cosa lei pensa del nostro re Giorgio Napolitano, che ha trasformato una repubblica parlamentare in una repubblica presidenziale e quindi è diventato l'unico che in Italia possa fare politica senza che nessuno abbia da obiettare. Tra l'altro, proprio in questi giorni ha nominato 4 senatori a vita. Vabbè, però se non mi fate parlare, io posso anche farne a meno. Segnalo un problema e basta, dopodiché sarà il Presidente a rispondere. 4 senatori a vita che a me personalmente piacciono poco, perché hanno tutti un seme di sinistra, e questi 4 andranno a rinforzare lo schieramento di sinistra in Senato. Vorrei sapere la sua opinione, penso che interessi anche a loro signori, un po' rumorosi, ma comunque è la passione, tollerabile. È la passione, mi piace questa gente perché ha la passione non solo per il calcio ma per ascoltare e per partecipare, ed è il seme della democrazia. Qui c'è la vera democrazia in questa sala. Io penso questo, che Napolitano è uno che fa politica, è uno della vecchia scuola comunista e ha capito che questo governo, senza qualcuno che lo tiene per mano, no? Come i bambini a scuola, no? Quando escono di scuola alle classi, alle elementari, e vanno a fare una passeggiata, c'è la maestra davanti che ti guida, se li lasci andare dove vanno? Uno di qui, uno di là, uno di su. E Napolitano ha capito che deve fare il maestro, deve far politica. Ha detto bene il direttore Feltri, ormai siamo di fatto in una repubblica presidenziale. È quella che vuole, paradosso, è quello che voleva Berlusconi. E Napolitano ha scritto una costituzione materiale, una prassi costituzionale
che non è scritta nella Costituzione, perché la Costituzione dice un'altra cosa, dice che chi governa è il governo, non il Presidente della Repubblica. E lui è riuscito a sostituire la Repubblica parlamentare italiana con la Neo Repubblica Presidenziale italiana. Merito suo, chapeau, onore al merito. A me non sta bene, perché il meccanismo democratico è un'altra cosa. Però è riuscito a farlo, ed è riuscito a farlo perché chi oggi è in maggioranza glielo lascia fare. Io ricordo quando ero al governo la fatica che noi facevamo per ottenere la firma su alcuni provvedimenti d'urgenza, decreti legge, perché giustamente la Presidenza della Repubblica guardava con la lente di ingrandimento ogni norma scritta nel decreto per vedere se corrispondeva alla Costituzione, in particolare per un punto fondamentale, cioè la copertura finanziaria. C'è copertura, firmo il decreto, non c'è copertura, rimando indietro il decreto. Adesso il Presidente sta firmando tutto. Questo decreto sull'IMU non ha copertura. L'ha detto uno del PDL, non uno della Lega, capace di fare i conti. E ha detto questo del PDL, un parlamentare del PDL importante: sono sorpreso che Napolitano abbia firmato un decreto che non ha copertura. Oibò, perché l'ha fatto? Perché sapeva bene che se non firmava quel decreto sull'IMU cadeva il governo. Quindi è una repubblica presidenziale, siamo nella terza repubblica, repubblica presidenziale. A me non sta bene, è per questo che io sono all'opposizione e che la Lega è all'opposizione. E per dimostrare quanto importante sia il ruolo di Napolitano, ha nominato questi quattro senatori a vita, che non solo sono di sinistra, ma alcuni di questi, se non ho letto male, hanno anche la residenza all'estero e hanno anche la residenza fiscale, mi pare, all'estero, no? Quindi, perché l'ha fatto? Perché è nelle sue prerogative, io non entro nel merito. Questi quattro, ne conosco abbastanza bene tre di questi quattro, li stimo personalmente, non ho niente da dire, sono professionisti, hanno idee politiche che non condivido, ma il loro curriculum non è questo il problema. È che l'operazione fatta da Napolitano contemporaneamente alla firma del decreto sull'IMU è molto chiara. Io firmo il decreto che non ha copertura e ti concedo a te, PDL, Berlusconi, questo osso da dare in campagna elettorale, ma sappi che sull'altra vicenda, quella che ti riguarda personalmente, cioè l'incompatibilità, se fai stronzate, io pronto un governo alternativo e ce ne ho già quattro della nuova maggioranza. Io la leggo così, sarà retroscena, sarò malizioso, ma la nomina adesso di quattro senatori dichiaratamente di simpatie di sinistra è un messaggio chiaro alla politica, e cioè se cade questo governo c'è pronta una maggioranza per il Letta bis. Napolitano sta facendo politica ben oltre i limiti imposti dalla Costituzione. È riuscito a farlo perché la politica è debole, è tornata ad essere debole. Noi abbiamo consapevolezza di questo come Lega. Noi abbiamo rifiutato di sostenere il governo. Mi aveva offerto Letta posti di ministro, io ho detto non mi interessa, noi la battaglia la facciamo al nord, non a Roma, e avevo visto giusto. Ma che cosa ne pensa del minacciato aumento dell'IVA che ci sarà? Ci sarà sicuramente, perché hanno usato in parte coperture per l'IMU, in parte quelle che erano previste per l'IVA.
è un aumento che abbasserà i consumi, che danneggerà le imprese, commercianti, artigiani, soprattutto nel nord, ed è un'altra delle promesse non mantenute. Ma anche questa cosa dell'IMU, io sono d'accordo nel cancellare l'IMU. Ricorderei a Berlusconi e al PDL che avevano promesso anche la restituzione dell'IMU, non solo di bloccarla, no? Per cui diciamo che non è stato proprio un trionfo questo decreto, si sono dimenticati di questa promessa. Io sono d'accordo, la Lega è d'accordo. Ricordo che un anno fa a Verona abbiamo fatto una manifestazione per primi noi, la Lega, il no IMU Day contro l'IMU. Quindi non, se mi chiede è d'accordo nell'abolire l'IMU? Certamente sì, però a certe condizioni. Non si può abolire l'IMU e reintrodurla l'anno prossimo con un altro nome, perché questo hanno fatto. Addirittura sarà pagata non solo dai proprietari ma anche da chi vive in affitto negli immobili. Cioè questa è una roba veramente incredibile, incredibile. E tutto questo, attenzione, c'è scritto nel decreto, a parte l'esclusione dal pagamento dell'IMU dei capannoni che non c'è, no? Perché ripeto, come ho detto prima, a Roma non sanno che cosa sono i capannoni, lì sono solo i palazzi, no? I palazzinari, i capannoni sono un'altra cosa e noi lo sappiamo bene. Ma a parte questo, lì c'è scritto in quel decreto che queste sono le coperture previste, ma se alcune di queste coperture non ci saranno, per coprirle ci sarà l'aumento dell'IRAS, l'aumento dell'addizionale IRPEF, l'aumento delle imposte, è scritto in una noticina in fondo al decreto. E siccome queste nuove entrate sono solo sulla carta, sono pronto a scommettere che alla fine la fregatura ci sarà e sarà forte per tutti, in primo luogo per i nostri sindaci, per i nostri amministratori. Hanno fatto in questo decreto, c'è una norma che in qualunque paese del mondo farebbe ridere, i giornali non l'hanno pubblicizzata granché, è stato spostato al 30 novembre il termine per i comuni per fare il bilancio, ma non il bilancio consuntivo del 2012, il bilancio preventivo del 2013, capite? Cioè il bilancio preventivo 2013, che cosa si spenderà quest'anno, i comuni sono costretti a farlo il 30 novembre. Che bilancio preventivo fai? C'hai un mese davanti. Questo per dire come funziona, questo per dire la considerazione che Roma ha dei nostri sindaci, dei nostri comuni. Noi dobbiamo ribellarci a queste cose, a questo stato di cose. Non è solo un'ingiustizia, non è solo un'ingiustizia, è un insulto alla democrazia. I comuni, sono i nostri comuni, le nostre comunità sono la base del tessuto sociale e istituzionale. Costringere i nostri sindaci a non poter spendere i soldi che hanno è un insulto prima di tutto a noi, alla democrazia e ai cittadini. E su questo noi stiamo preparando in autunno come Lega una serie di iniziative per ribellarci al patto di stupidità, non di stabilità, e per mandare a Roma un segnale molto forte: o si cambia oppure davvero tiriamo su noi il muro. La maggior parte degli italiani in questi giorni si domanda: ma Berlusconi andrà davvero o non andrà in galera? Che previsione fa? Ma io gli auguro di non andare, naturalmente, anzi sono certo che non andrà. Sono certo che troveranno una soluzione pasticciata. Ci sarà probabilmente, io prevedo alla fine, visto che il PD non ce la fa, non regge una votazione a favore di Berlusconi, penso che ci sarà l'intervento di chi, della persona di cui abbiamo parlato prima, che darà le direttive non solo al governo ma anche al partito di maggioranza relativa in questo governo e dirà:
voi dovete fare così e loro faranno così. Forse in Berlusconi non sarei preoccupato, perché se viene votata nella giunta del Senato il 9 di settembre la sua decadenza da senatore, cade il governo. Il PDL è Silvio Berlusconi, ok? I ministri del PDL dipendono da lui. E se lui viene messo fuori gioco non reggono, non regge. È per questo che io prevedo che il governo durerà, perché ci sarà un intervento del Presidente della Repubblica che dirà alcune cose tecnicamente sostenibili, politicamente fatte in modo di salvare la vita al governo. Io sono contrario a questo modo di fare e dico che piuttosto che un Letta bis o una roba peggio del governo Letta, che a sua volta è addirittura peggio del governo Monti per certi aspetti, è meglio andare subito al voto. Epifani, però, che è il segretario pro tempore del Partito Democratico, ha dichiarato proprio ieri, e oggi i giornali ne riportano la notizia con titoli piuttosto importanti, che i democratici voteranno compattamente per la decadenza di Berlusconi. Ora mi sembra improbabile che dopo una dichiarazione così definitiva possano cambiare opinione nel giro di 3 o 4 giorni, visto che il 9 novembre è la prossima settimana. 9, chiedo, settembre, che sì, sono già in inverno. Roma, lo sappiamo, chi l'ha frequentata per tanti anni, è la patria del cavillo. Epifani ha detto una cosa che non sarà smentita, ha detto il PD voterà compatto la delibera, la proposta di decadenza di Berlusconi. Il tema è, si voterà questa proposta o prima che arrivi al voto ci sarà, che so, una questione pregiudiziale? Che cosa vuol dire? Una roba che si vota prima e che non fa votare quella roba lì. La consulta. Qualcosa del genere. Per cui lui, da buon, stavo per dire comunista, ma non ci sono più i veri comunisti, io li ho conosciuti. Beh, però c'è Napolitano. Ecco, l'unico è lui, l'unico è lui. Ma lui è veramente scuola ortodossa. Io lo ammiro, perché lui riesce a fare cose davvero e raffinato politico, cose che io, decisioni che io non condivido sul piano politico, ma lo rispetto e lo ammiro perché ha una capacità straordinaria e vista l'età che ha, l'ammirazione è ancora doppia da parte mia. Detto questo, non condivido le cose che ha fatto, protesto e contesto dicendo chiaramente che non sono d'accordo, ma io penso che lui interverrà per dare la linea al PD. La linea al PD non la darà Epifani, che è un segretario messo lì in attesa che arrivi il nuovo segretario, che sarà Matteo Renzi, non lo so chi sarà. Ho parlato ieri con un amico del PD e gli ho detto, senti un po', ma le primarie avete annunciato che le farete il 24 novembre, mi confermi la data? Questo non è uno della sezione di Bugugiate che non sa, è uno che sa nella segreteria. Quando gli ho detto, ma mi confermi che le farete le primarie davvero il 24, si è messo a ridere, no? Perché? Perché dice, qui è un casino, non si sa quando le faranno, se le faranno, che cosa succederà. Mi ha detto, fosse per chi dirige oggi, le primarie si faranno sì il 24 novembre ma del 2033. No? Dentro lì c'è la lotta di tutti contro tutti, al cui confronto, a confronto di quello che succede nel PD, veramente le beghe interne alla Lega sono una robetta da oratorio proprio, no? Per cui anche la partita Berlusconi dentro il PD viene giocata in chiave interna, quindi si schierano le truppe.
Epifani ha detto noi voteremo compatti, la Rosi Bindi oggi ha detto Berlusconi si deve dimettere a casa, ma sono tutte vicende interne. Io sono convinto che essendo una cosa che riguarda la vita del governo interverrà il Presidente della Repubblica a dare la soluzione, sarà una soluzione brillante, istituzionale. Il giorno dopo i giornali saranno pieni di commenti positivi da parte di tutti gli eminenti professori costituzionalisti, tutti di sinistra ovviamente, e questo risolverà i problemi di tutti, tranne che i problemi dei lavoratori che perdono il posto di lavoro. A quelli pensiamo noi qui in Lombardia. Presidente, lei ha accennato così di striscio alle beghe da oratorio all'interno della Lega. Ecco, a proposito di questo argomento che io volevo tralasciare, vorrei chiedere, ma da quanto tempo non vede Bossi? No, da pochi giorni, lo vedrò domani. Domani abbiamo una segreteria politica, riprendiamo le attività, dobbiamo preparare domani i lavori dell'Assemblea federale che si terrà il 21 e 22 settembre a Venezia, un appuntamento molto importante perché sarà aperto, saranno due giorni di discussione di tutti i militanti, di cose concrete, voglio sentire proposte concrete, idee concrete, cose da fare, che cosa dobbiamo fare noi governatori, noi amministratori, i nostri parlamentari a Roma, è giusto che rimangano giù, è meglio che vengano via, voglio sentire, voglio aprire il confronto, il dibattito ai militanti, non solo a chi è eletto nelle istituzioni. Perché i militanti sono la forza vera della Lega, sono le gambe, sono i muscoli, sono il cuore e sono anche il cervello, perché hanno il buon senso. Io voglio, certo ci saranno i parlamentari, i consiglieri regionali, ma io voglio sentire i militanti, quelli che tirano la carretta, quelli che non sono mai intervenuti in un congresso della Lega perché non avevano diritto di parola. Voglio sentire la voce della vita reale dentro la Lega. Domani parleremo di questo e domani ci sarà anche Bossi. Ma con Bossi io ho un ottimo rapporto, ogni tanto dice cose che mi fanno un po' così saltare sulla sedia, no? Però per me, io lo conosco dal 1979, qualcuno dentro qui non era ancora nato, la Lega è nata 5 anni dopo. E per me lui è il mio fratello maggiore e ho nei rapporti con lui e lui nei rapporti personali con me il rapporto che c'è tra due fratelli, no? Ogni tanto si dice fratelli coltelli, noi ci vogliamo bene, ci stimiamo, abbiamo avuto negli anni passati e anche nei periodi recenti opinioni diverse, come è giusto che sia, ce le diciamo in faccia. Io preferisco dirgliele in faccia e non dirgliele sui giornali perché è un danno per tutti, però ho voluto sempre riconoscere il merito straordinario di questo uomo. Le vicende poi che hanno attraversato la sua vita, la sua vicenda personale e anche la Lega lo scorso anno sono state drammatiche. Oggi si diceva la Lega sta recuperando nei sondaggi, ma noi l'anno scorso abbiamo davvero rischiato di scomparire. Hanno fatto contro la Lega l'operazione che venne fatta contro Craxi. La differenza qual è stata? La differenza qual è stata? Che c'era Craxi e il Partito Socialista era fatto di gerarchi che curavano di più i soldi in tasca loro. La Lega era fatta ed è fatta di gente vera, di militanti che hanno subito reagito, per questo ci siamo salvati, non per il gruppo dirigente, per i militanti ci siamo salvati. E io mi considero sempre e solo comunque un militante, temporaneamente facente funzioni di segretario federale e di governatore, e questo è una questione che io voglio risolvere. Avevo promesso in campagna elettorale che se fossi stato eletto governatore avrei rimesso il mandato di segretario ed è un impegno che intendo mantenere, perché
fare il governatore della Lombardia non è una roba che si può fare a tempo perso, è un impegno straordinario. La Lombardia ha 10 milioni di abitanti, è il sesto paese tra i 28 dell'Unione Europea come numero di abitanti. La Lombardia, non pensiamo alla Padania, solo la Lombardia. Governare la Lombardia e governarla come io voglio fare, come ho fatto il ministro, a tempo pieno, dedicando il 100% del mio tempo, mi induce a ritenere che quell'impegno che ho preso in campagna elettorale debba essere mantenuto e debba essere mantenuto molto presto. In più, l'anno prossimo sarà un anno molto impegnativo per la Lega. Ci sono le elezioni europee a maggio, ci saranno le elezioni amministrative, il turno generale. La Lombardia ha 1500 comuni, l'anno prossimo andranno al voto solo in Lombardia oltre 1000 di questi 1500 comuni. Io voglio una Lega pimpante, una Lega attiva, una Lega lanciata, che vuole, che dovrà recuperare non solo il voto della Lega, ma anche il voto che adesso va a grillo, il voto che non va, di chi non va più a votare. Saranno mesi molto, molto impegnativi da qui in avanti. E io penso che sia arrivato il momento di fare il passaggio delle consegne. Abbiamo tanti giovani leoni, rampanti, bravi, capaci, leghisti. Uno era qui ieri sera, l'avete sentito, Flavio Tosi, abbiamo Matteo Salvini, abbiamo Luca Zaia, Giancarlo Giorgetti, Roberto Cota, tutti giovani, capaci, preparati, leghisti doc, e io penso che sia un buon investimento quello di pensare al futuro. Per cui domani ne discuteremo in segreteria politica e io vorrei però, come avevo promesso, anticipare i tempi e fare il congresso rapidamente, senza perdere tempo, perché la Lega sia pronta a questa sfida elettorale che ci sarà la primavera dell'anno prossimo. Presidente, mi hanno detto che questo nostro incontro non poteva durare più di 50 minuti, siamo già andati oltre. Io però le vorrei fare un'ultima domanda. Nel caso improbabile che si vada a elezioni nazionali anticipate, la Lega come si presenterebbe, alleata con qualcuno per conto proprio o quale altra strategia lei ha in mente? Sentiamo la risposta. Cosa dobbiamo fare? Grazie. Grazie a voi, grazie a tutti e viva grazie. La grande Lega.